Buongiorno a tutti, sono Alessandro Pedone, sono il presidente Confindustria ANISA, Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, che è una piccola associazione datoriale di cui parlerò tra breve. Il mio intervento è sulle soluzioni di mitigazione del rischio incendio per le strutture sanitarie alla luce del nuovo disposto normativo del decreto 19 marzo 2015. ANISA è l'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, che racchiude in sé un comparto che è quello rappresentato dalle imprese che gestiscono in outsourcing servizi per conto di enti pubblici o privati nell'ambito di quello che è lo scenario della gestione dei servizi di sicurezza antincendio, parzialmente o complessivamente. Gli ambiti di intervento in cui operiamo sono caratterizzati da specializzazione elevata, innovazione, continua ricerca di tecnologia e organizzazione per dare un servizio sempre migliore a quegli enti pubblici o privati che intendano gestire in outsourcing tali servizi. Le iniziative e i rapporti istituzionali che ANISA ha sedimentato negli anni sono chiaramente notevoli, soprattutto col Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto gestendo per l'appunto tali tipologie di attività il rapporto di vicinanza è continuo e costante. In questo momento la nostra associazione datoriale rappresenta circa 25.000 addetti. Scusate, c'è segnale, tu sei la prova che c'è segnale qui dentro. L'associazione datoriale rappresenta circa 25.000 addetti che operano su quelle che sono gli scenari di rischio fra loro più differenti, dagli scenari su impianti di estrazione di idrocarburi, su strutture sanitarie, su scenari operativi di sicurezza di infrastrutture stradali, aeroportuali, eliportuali e quant'altro. Quello che riguarda quindi la nostra impresa datoriale è un'impresa che si interfaccia continuamente con le istituzioni direttamente o per conto dei propri clienti. Veniamo al dunque. Il nuovo indirizzo normativo integra e sostituisce, come tutti sapete, il decreto 2002 sulle attività sanitarie esistenti. Si riferisce esclusivamente a quelle strutture sanitarie prive di certificato prevenzione incendi. La novità introdotta dal disposto si può sintetizzare in due azioni principali: assicura più alti livelli di tutela per l'incolumità del cittadino e fornisce una sicurezza partecipata e responsabile alle strutture sanitarie. La metodologia innovativa di cui sto parlando è quella che permette alle strutture sanitarie esistenti, se supportate con competenza, di raggiungere dei benefici consistenti in un minor costo complessivo, di cui parlerò più avanti, per l'attuazione delle misure, nella distribuzione nel tempo degli impegni economici previsti, nella migliore definizione del profilo giuridico amministrativo, soprattutto per quanto riguarda l'impatto delle responsabilità, e in una maggiore complessiva efficienza del proprio personale. Ora andrei direttamente alla slide successiva. L'evoluzione normativa cosa prevede? Io salto in questa fase volutamente la comparazione tra il disposto 2002 e il disposto 2015, perché se ne occuperà l'ingegner Abate subito dopo. Oggigiorno il decreto ha questo importantissimo scenario di novità, la possibilità barra obbligo, ma io la vedo più come una possibilità, di ottenere la SCIA immediatamente, a differenza del disposto normativo 2002 che invece la prevedeva successivamente all'esecuzione delle opere. Oggigiorno, entro il aprile del 2016, che tutti sapete essere per una struttura sanitaria di medio-grandi dimensioni, non domani, ieri, deve ottenere la SCIA mediante la presentazione di un esame progetto della struttura e, diciamo, di una messa in atto di un sistema di gestione antincendio. Che cosa si intende per sistema di gestione? Uno,
la nomina di un responsabile tecnico del servizio di sicurezza antincendio, che è una figura giuridica fino ad oggi inesistente nelle strutture sanitarie, c'è in altri tipi di scenari di rischio, ma nelle strutture sanitarie non esisteva, che ha dei requisiti professionali specifici previsti dal dettato normativo, è una figura tecnica, che può o meno essere interna all'amministrazione secondo scelte del tutto autonome da parte dell'amministrazione, ma che è ai fini normativi, per capirci, il fusibile da oggi in poi individuato in caso di problemi alla struttura. Da responsabile tecnico del servizio antincendio dipendono due braccia. Una è costituita dalle squadre di compartimento, che altro non sono che le vecchie squadre di M10398, per capirci, molto spesso già presenti all'interno della struttura sanitaria, barilieri, manutentori, infermieri o quant'altro, che secondo il decreto 19 marzo 2015, aperte virgolette, possono svolgere altre mansioni sanitarie o non, chiuse virgolette. Altra cosa invece è la squadra antincendio. La squadra antincendio è completamente nuova anch'essa nello scenario, in quanto è una misura compensativa rispetto alla carenza infrastrutturale ed impiantistica. Siamo sempre qua. Rispetto alla carenza infrastrutturale ed impiantistica. La squadra antincendio è una... quindi di fatto un impianto antincendio umano, mi viene da dire, nel senso che è voluta dal decreto in quanto compensativa la carenza impiantistica. Mano a mano, come vedremo più avanti, tutti e due, squadra di compartimento e squadra antincendio, dipendono direttamente e funzionalmente dal responsabile tecnico del servizio antincendio. La squadra antincendio, che fa tanto discutere, è destinata a scomparire, nel senso che mano a mano che l'ospedale si dota di misure infrastrutturali, impiantistiche, carenti all'origine iniziale, la squadra antincendio va a diminuire nell'ambito dello scenario dei 3, 6 e 9 anni di scia da andarsi a raggiungere. Quindi il decreto dà dei tempi, facciamo un esempio, quello sulla centrale operativa di gestione delle emergenze, che una battitura iniziale del decreto era stata prevista immediatamente, poi è stata prevista a 3 anni, e mano a mano che le opere infrastrutturali vengono messe in atto, a fisarmonica la squadra antincendio scende. Molti, io chiaramente, essendo un confindustriale, rappresento anche una realtà datoriale che ha un centinaio di ospedali come propri clienti. È chiaro che molti ospedali hanno il dubbio, internalizzo, esternalizzo, questa è una scelta autonoma dell'ospedale. È ovvio che una attività professionale specifica e specializzata e di responsabilità destinata nel tempo a diminuire a canna d'organo o a fisarmonica mano a mano che le opere vengono svolte, mi sento di suggerire la scelta dell'outsourcing per ovvi motivi di gestione e programmazione del costo. Poi ognuno chiaramente fa ciò che ritiene più opportuno. Andiamo avanti. Vabbè, qui c'è una slide che è riferibile ad altro convegno sul mancato accreditamento da parte delle regioni in caso di carenza della scia, e si riferisce a un convegno AIOP dove, come tutti sapete, le ospedalità private, se non dimostrano di aver ottenuto il certificato per il vecchio CP, oggi scia, non possono neanche ottenere gli accrediti. Ci sono casi veramente di decine e decine di milioni di rimesse regionali che non passano in quanto si stanno attendendo le scie. Per quanto riguarda invece il pubblico, sapete tutti bene che molte amministrazioni sono in questo momento sottoposte a procedimenti prescrittivi ex 758. Quindi vedo qualcuno che ironicamente scuote la testa. Quanti ne hai? 50. Ecco, c'è un ente che rappresenta 50 758. Il 758, per chi fortunatamente non lo sapesse,
è un procedimento di prescrizione da parte del locale comando provinciale dei Vigili del Fuoco che dà un tempo massimo entro cui effettuare le opere oggetto di prescrizione o i servizi oggetto di prescrizione, al termine del quale purtroppo se l'amministrazione non ha operato vi è la segnalazione alla Procura Repubblica per quanto riguarda il processo penale conseguenziale in capo a chi? Oggigiorno in capo al direttore generale, qualche volta al direttore generale più qualche altro fortunato, da domani in capo al responsabile tecnico del servizio antincendio, questo ricordiamocelo tutti. Okay. L'elemento di novità fondamentale quindi è che tutti i 758 a seguito dell'ottenimento della SCIA vengono a decadere, questo è fondamentale. La normativa antincendio e rischi per mancato adeguamento, questo è una slide molto rapida. Andrea, quella successiva, mi fermo ancora una volta sulla novità maggiore del decreto che è la squadra antincendio. La squadra antincendio, chi di voi ha avuto dei 758, mi riferisco magari all'esempio dei 50 di prima, sa che le misure compensative di fatto sono già state messe in atto da moltissimi comandi italiani, non solo nel settore sanitario ma anche in altri settori. Molto spesso il 758 aveva al proprio interno dei processi prescrittivi di misura compensativa al fine di tenere aperto l'infrastruttura sanitaria. Ecco, lo dico da operatore 25ennale del mercato, molto spesso ogni comando faceva un po' di testa sua, o addirittura in alcuni comandi alcuni funzionari facevano di testa loro. Oggi per fortuna questo non accade più. C'è un algoritmo, è un algoritmo molto semplice, A più C per D, e quindi calcolabile da ogni singola struttura sanitaria con estrema facilità il calcolo dell'eventuale impatto economico alfanumerico e quindi economico della squadra. Questo è un ulteriore elemento di novità e di trasparenza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quindi non è più figlio della singola battito d'ali del singolo comando, ma è figlio di un algoritmo dove è molto importante il coefficiente D, mi sento di dire, cioè la conversione al 50% del numero della squadra, in quanto tale conversione noi ci sentiamo di spingerla, seppur avvantaggiati dal D, se c'è o non c'è, traduzione, se c'è o non c'è l'impianto di rilevazione allarme. Tutti sappiamo che l'impianto di rilevazione allarme in sé è un impianto piuttosto semplice, tutti sappiamo che l'impianto di rilevazione allarme è un impianto fattibile con una certa celerità, ci sentiamo di suggerire a tutte le amministrazioni di velocizzare l'adozione degli impianti perché comportano un abbattimento del 50% del costo, quindi è la primissima cosa da mettere in atto o parallelamente all'adozione della squadra antincendio. Quindi per concludere, la ratio della norma altro non è che una logica che è stata applicata a moltissimi altri comparti da un punto di vista di gestione dell'antincendio. Chi non ha speso in passato in infrastrutture, chi non ha speso in passato in impianti, oggi spende in servizi per poi programmare la spesa più grande, che è quella infrastrutturale, e piano piano ritornare ad uno stato dell'arte ex ante. Questa è la logica della norma. Io sono oggi qui con un cappello che è quello confindustriale di comparto, quindi porto un interesse specifico delle aziende che si occupano di questo, però credo fortemente che sia un momento in cui mai come oggi pubblico e privato sull'applicazione di questo dettato normativo debbano andare un pochino a braccetto, dopodiché tanto comunque tutto va in gara e quindi vinca il migliore, però è fondamentale dal nostro punto di vista che gli uffici tecnici, gli RSPP e soprattutto i direttori generali degli enti abbiano una visione di insieme del decreto, perché se il decreto viene visto a fram, a spicchi, il decreto porta una ricaduta economica negativa. Se invece il decreto viene visto come insieme sistemico,
come è stato studiato, tra l'altro, come è stato pensato dal legislatore, allora il decreto è un'opportunità per le amministrazioni, è un'opportunità. La traduzione, ho fatto l'esempio dell'impianto di rilevazione, che è un esempio molto basico, ma come tutti sapete, l'ingegnere Abate mi ha portato via buona parte dell'intervento, essendo lui più tecnico e più blasonato, lo faccio fare a lui, ma sapete benissimo che da un punto di vista di impatto economico sulla parte impiantistica, sulla parte infrastrutturale, il decreto dà delle opportunità, dà dei minori costi. È chiaro che bisogna avere una visione di insieme. Allora, oggi spendo in servizi perché un domani recupero in impianti, ma se uno ha una visione di insieme e questo domani lo fa collimare con tempi abbastanza stretti, 3 anni, 6 anni, 5, 4, dipende da ogni struttura, allora l'impianto è il decreto è un'opportunità. Se invece purtroppo tale visione si perde e ogni ufficio va per i fatti suoi senza una regia complessiva, è chiaro che purtroppo il decreto non è più un'opportunità, tutt'altro. Sono a disposizione di chiunque mi voglia parlare, ringrazio tutti e passo la parola all'ingegner Luigi Abate, ex comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, ex direttore regionale Lazio dei Vigili del Fuoco, ex numero 2 dei Vigili del Fuoco, nonché uno dei maggiori esperti italiani del settore. Grazie. Ah, vuoi venire qui? Okay. Bene, io ringrazio il dottor Pedone delle belle parole. Mi sono costato 300 euro, però buono e benedetto queste 300 euro per quello che ha detto, anche di più avrei dato. La chiavetta te l'ho data, no? Ti ho dato un'altra chiavetta. Ecco, tenere sempre la chiavetta di ricambio perché si perde sempre. Tieni quest'altra. Allora, io il mio intervento sarà brevissimo, il tempo è poco. Sicuramente avrei iniziato dicendo che da quando ero comandante a Roma e direttore regionale del Lazio avevamo fatto una statistica ed è oggettivamente acclarato che l'80% delle strutture ospedaliere o assimilabili non hanno il certificato di prevenzione incendio. Nel Lazio praticamente erano solamente 11 a Roma, 4 a Viterbo, si vedranno in questa slide, nessuno aveva il certificato di prevenzione incendio, molte avevano questa difficoltà e molte erano sotto schiaffo e del magistrato, e lì il discorso richiederebbe un'attenzione, un discorso molto più lungo, e anche dall'organo di vigilanza del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che per legge doveva fare queste bellette 758. Sicché ci fu una legge delega che prevedeva la riscrittura di una norma, quella appunto del 2015, che avrebbe dovuto in modo vergognoso ridurre la spesa e garantire la stessa sicurezza. Questo è praticamente impossibile perché la sicurezza ha un costo, se io spendo di meno sicuramente avrò meno sicurezza. E qui se uscisse, è uscito, mette presentazione, se qui, allora, è uscito? Non va. Allora, se noi potessimo discutere su questo grafico che fra poco dovrebbe riuscire nello schermo, si vede che effettivamente il discorso di garantire uno stesso livello di sicurezza vale fino a quando varranno questi 9 anni di adeguamento alla norma. Però decisamente quando scatteranno, finiranno i 9 anni e tutte le strutture ospedaliere con il nuovo decreto 2015 si saranno adeguate alla norma, vedete che sicuramente, certamente, la curva costo-danno o costo-beneficio della sicurezza antincendio andrebbe fuori curva e fuori dell'accettabilità. In buona sostanza sto dicendo adesso il dottor Pedone, giustamente e nella razza della norma, ha detto che con queste misure compensative tu non hai fatto poco, ti permette di avere subito un titolo autorizzativo che ti permette anche... Allora, questa era la situazione nel Lazio, che comunque rispecchia la situazione un po' in tutta l'Italia. Dopodiché entra questo nuovo decreto legislativo, andiamo su questo diagramma che forse è importante. Ebbene, su questo diagramma si vede che fino a quando noi abbiamo misure compensative, che la squadra di comparto, questa figura nobile del responsabile tecnico antincendio, che per me è una figura, diciamo, prioritaria in questo processo di gestione della sicurezza, le cose possono continuare a funzionare. Fino a quando ci sarà un sistema di gestione, che è un'intelligente applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 81, che prevede la manleva della responsabilità datoriale se tu ti doti di un sistema di gestione nei luoghi di lavoro, in questo caso è una manleva della responsabilità se ti doti di un sistema di
una procedura antincendio ed è, va tutto bene. Quando noi usciamo fra 9 anni e dovremmo eliminare il responsabile tecnico antincendio, dovremmo eliminare il sistema di gestione, dovremmo eliminare la squadra di comparto, no, la squadra di comparto rimane perché è in forza al decreto 81 e quindi quello rimane, la squadra dedicata, sicuramente noi usciremo sotto quella curva perché avremo un livello di sicurezza più basso di quello che prevedeva il decreto del 2002. Però è solamente volerci intendere, voler accettare questo nuovo livello. Cosa comporta questa nuova norma? Questa nuova norma effettivamente, innanzitutto, da subito, ti permette di poter richiedere un certificato di prevenzione incendi, che si chiama SCIA. Quindi tu da subito avrai un certificato di prevenzione incendi. Da subito potrai avere e rivendicare gli accrediti regionali, perché per esperienza vissuta, molte regioni, non so nei casi specifici, non hanno dato i relativi soldi per un servizio importante, che la sanità è un servizio essenziale che si dovrebbe dare al cittadino, dicendo tu non hai il certificato, io non ti posso dare i soldi per il servizio svolto. Addirittura alcune realtà a Roma hanno addirittura dovuto sospendere l'attività proprio in mancanza di fondi che non pervenivano dalla regione. Con questo sistema della SCIA la regione ti deve per forza pagare per un servizio erogato. Con questo sistema è vero che non c'è più il 758, però va chiarito che non c'è il 758 che può fare l'organo di vigilanza solamente se tu esercisci senza SCIA. Però mi ricordo che la segnaletica sul lavoro è un problema sanzionabile come 758. Vi ricordo che tutto ciò che ricade nel campo del decreto 681, i vigili del fuoco come organo di vigilanza dovranno continuare a farlo, e quindi oltre ad attuare questo provvedimento della SCIA provvisoria, io consiglio agli addetti ai lavori di verificare anche quelle che sono le carenze dettate dall'applicazione dinamica e reale del decreto 81 sicurezza sui luoghi di lavoro. Quali sono quindi le differenze tra il vecchio decreto, e questo è il tema che mi era stato dato, e quello inserito col 19 marzo 2015? Abbiamo detto che l'adeguamento è immediato, abbiamo detto, l'ha detto il dottor Pedone, mentre col 2002 tu puoi avere la SCIA, ecco il certificato di prevenzione incendi, dopo che hai fatto i lavori, qui la SCIA te la do subito e addirittura ti permette di poter esercire e di poter dilazionare fino a 9 anni l'intervento di riqualificazione, o fino a 6 anni, vi ricordo invece per quanto riguarda tutti gli ambulatori che hanno una superficie, un'estensione superiore da 500 a 1000 o addirittura oltre 1000 metri quadri. Queste si devono adeguare entro 6 anni. Un'altra modifica è che il decreto 2002 vale per tutte le attività ospedaliere o assimilabili, sia nuove che vecchie, invece il 2015 vale solamente per le attività che erano preesistenti, e mi raccomando, è stato chiarito, non solamente quelle che erano preesistenti e approvate con progetto 2002, ma anche tutte le attività ospedaliere che hanno avuto un parere da parte di Vigili del Fuoco anche prima del 2002, a condizione che si possa dimostrare la pianificazione negli anni. Cioè, se io ho un progetto approvato nel 2000 e posso dimostrare di aver pianificato l'intervento a partire dal 2000, io posso giovarmi di questo decreto 2015. La squadra di comparto, bene, è una squadra di comparto che comunque serve perché lo prevedeva l'articolo 81. Siccome l'altro ieri è uscita una circolare, che chi la vuole gliela lascerò tra i miei appunti, è uscita una circolare che sta creando un po' di equivoci. La circolare ha chiarito intanto che per fare responsabile tecnico antincendio può essere anche uno che ha la 818 e non il corso 2011. Ha chiarito che mentre la squadra di comparto può fare anche altri lavori, e quindi ha escluso che la squadra dedicata possa fare altri lavori, deve fare solamente attività di prevenzione e contrasto agli eventi. Ha chiarito anche, e lì però ha creato un po' di confusione, vi prego, ho chiesto al collega Giome di puntualizzare questo aspetto, che la squadra di comparto si applica solamente per le attività dove sono i posti letto. E quindi qualcuno ha detto, quindi se non stanno i posti letto io non creo la squadra di comparto. No, il senso di questa circolare scritta male però è che tu applichi il parametro in funzione dei posti letto, in funzione dell'altezza dell'edificio, in funzione del compartimento, solamente a valutare quante dovrai formare come squadra di comparto. Ma se voi avete, come ad esempio ci sono diverse realtà, poi Umbertù, ecco, Gemelle c'è la DEA,
due piani dove si fa ricerca, sono 300 dipendenti, non è che se lì non ci stanno i posti letto io non devo mettere la squadra di comparto. Chiamiamo la squadra antincendio ai sensi del decreto del 81 che dice il datore di lavoro prevede qualunque situazione in caso di pericolo grave immediato che permetta al lavoratore di abbandonare immediatamente il posto di lavoro. Per fare questo fa la valutazione di rischio, metterà una squadra dedicata alla gestione dell'emergenza e dice anche che il lavoratore, se non per giustificato motivo, non può rifiutarsi della designazione. Quindi, per farla breve, la norma che è uscita ieri, sta circolare, dice come tu devi calcolare il numero per la squadra antincendio, per la squadra di comparto, solamente là dove stanno i posti letto. Ma non può detto non mettete questa squadra dove non ci sono i posti letto, la metterete attraverso una valutazione del rischio incendio, come si fa nel decreto legge di 81. Questo è importante, questo chiarimento, al chiarimento che ha fatto il Ministero, perché sta creando grossi errori di interpretazione. La squadra dedicata, che chiaramente l'ha detto il dottor Pedone abbondantemente, è una misura compensativa che si muove a canna d'orgo, più cose fa e più riduce. Fai l'impianto di reazione e motivi 0,5, quindi se prima erano 6 diventeranno immediatamente 3. Ed è compensativo al fatto che comunque io ti permetto di lavorare subito. Su questo, va bene, io volevo fare una riflessione, perché probabilmente molte delle persone presenti sono responsabili tecnici antincendio. E voglio ricordare che a differenza del responsabile del servizio SPP, che è l'unico irresponsabile, perché non c'è una norma che lo condanna se lui non fa determinati atti, il responsabile del servizio per sua posizione è un responsabile, diciamo, professionale, lui ha l'obbligo di dire al datore di lavoro tutte le cose che deve fare il datore di lavoro. Poi una volta che l'ha detto per iscritto, mi auguro, lui è sollevato da qualsiasi responsabilità. In questo caso il responsabile tecnico è responsabile soggettivamente delle cose di cui lui si impegna a fare, perché il piano di gestione lo deve sottoscrivere lui, adesso rispondo, lui dovrà dichiarare che comunque esiste una squadra di comparto, dovrà dichiarare o certificare, diceva un collega, la differenza tra l'ingegnere o il tecnico e il cittadino. Io faccio la dichiarazione dei redditi, il professionista certifica, anche se l'hanno scritto dichiara. Per il magistrato un atto firmato da un tecnico non è una dichiarazione, è una certificazione. Io dichiaro di star male e il medico mi certifica la mia malattia. Quindi quello che va a scrivere il responsabile del carcere è una certificazione scritta malamente in dichiarazione. Per il magistrato è una falsa perizia. Se dopo 3 anni questo benedetto collega, per potesse mantenere ancora il posto di lavoro o l'incarico, dovessi certificare che sono state fatte gli impegni assunti nella prima scia entro 3 anni, lui certifica il falso, lui fa una falsa perizia e come tale, se succede qualunque evento, lui è correo assieme al datore di lavoro, al direttore generale o al dirigente tecnico. Luigi, prego. C'è un signore che voleva fare una domanda. Sì, ma poi risponderò alla domanda, se mi interrompe cosa diventa un'interruzione. Prego, fammi. Allora, no, entro quanto prima di presentare la scia, perché tu non puoi presentare la scia se non fai un progetto di pianificazione. Contestualmente alla presentazione della scia ci sarà una perizia asseverata dal tecnico, del professionista che presenta la scia, ma quando il tecnico presenta la scia acquisirà agli atti anche una certificazione del responsabile tecnico antincendio e dice allora io ho verificato la pianificazione degli investimenti da 3 a 6 a 9 anni, io ho verificato che esiste una squadra dedicata antincendi, che è fatta bla bla bla, interno e esterno, ma esiste, io ho verificato, io ho sottoscritto il sistema di gestione, quindi lui lo sottoscrive, il sistema di gestione è la sommatoria di procedure di lavoro, se tu fai queste procedure di lavoro, tu di fatto nella catena del lavoro hai responsabilizzato il caposala, se il caposala è scemo e mi tiene la porta aperta perché lui non vuole fare che l'infermiere mi... lui si assume la responsabilità una volta che io ho procedurato come si deve lavorare. Fino a quando non c'è la procedura c'è questa catena per cui il responsabile antincendio è soggettivamente responsabile per mancanza vigilanza. Va bene, questo è il parere del magistrato. Per cui, scusa, prego. Luigi, la figura dal decreto è può essere interna all'organizzazione del richiedente o un professionista esterno o un'azienda esterna, non può essere anche esternalizzato a differenza del vecchio RSPP di un tempo.
Come no? La figura è, lascio rispondere Abate, comunque resta nel tempo, la figura e la squadra di compartimento sono due parti della misura organizzativa che non vanno mai a scomparire, neanche dopo i 9 anni. No, addirittura collega, addirittura il responsabile del cantincendio ogni 3 anni dovrà rimodulare il sistema di gestione, perché chiaramente oggi io lavoro senza avere nulla, domani avrò il rilevato d'incendio, avrò la compartimentazione, avrò misure aggiuntive, avrò fatto gli impianti. La nuova norma prevede che tutti gli impianti che sono classificati area A o B, tu li puoi mettere a norma entro 3 anni. Va bene? Quindi, però, fra 3 anni, quando tu rimoduli il sistema di gestione, tu se sei responsabile della cosa, dovrai dire è stato fatto questo e quindi ricambio la mia pianificazione, ricambio il mio sistema di gestione, ricambio la mia squadra antincendio, che non sarà 6 ma sarà 3 perché ho fatto il rilevatore d'incendio. Ecco, quindi questa figura rimarrà sempre e ritorna a quel discorso che faccio io, che dal punto di vista, diciamo, dell'ingegneria e della sicurezza, io non condivido la strada che stanno prendendo e mi auguro che fra 9 anni quantomeno alcune cose di buono che ci sono, tipo squadra dedicata, responsabile della sicurezza antincendio, sistema di gestione, permangono, anche se non sotto forma obbligatoria, ma sotto forma di investimento. Perché, ripeto, non solo le figure che sono presenti, qui sono anche responsabilità che se io le vado a delegare e li riesco a delegare in modo ufficiale, davanti a un magistrato, lo dicevo prima, perché in Italia volutamente, artatamente hanno voluto creare un sistema perverso, per cui ogni qualvolta si dice qualcosa c'è sempre un responsabile, che è il direttore generale, così via, ed è sbagliato, perché una volta che io ho fatto le cose che devo fare e non posso fare di più, e quindi mi colloco nella residua del rischio, se qualcuno sbaglia, sbaglia chi ha sbagliato e non io perché sono datore di lavoro, perché sono direttore tecnico. Ecco, quindi questo è un concetto che avevo richiamato prima, che non si può... Non mi posso prolungare il tempo, anzi credo che sono uscito fuori, quindi proprio correndo, vi posso dire che il confronto tra il vecchio e il nuovo è che innanzitutto le aree D dove stanno i post letto sono state divise in due sotto... Vi interessa questo argomento oppure se non siete addetti ai lavori? No, interrompo qua interessa. Allora, immediatamente le aree D di prima, che erano 1000 metri quadri, adesso sono state divise in due sottocategorie. D, sempre i posti letto, e si può arrivare a 1500 metri quadri di compartimento rispetto ai 1000 di prima, mentre le D1 sono tutte le aree dove ci stanno camere operatorie, neonatologia, terapia intensiva, dove realmente il rischio per la tutela dell'incolumità pubblica delle persone è maggiore e quindi lì si è mantenuto i 1000 metri quadri, sono mantenute maggiore accortezza. Un'altra differenza è l'aver introdotto nelle varie categorie A, B, C, D, E anche un'altra categoria F, che sono tutte quelle aree destinate a contenere attrezzature a elevata energia oppure a elevata radiazione ionizzante. Anche questo vi dico subito, è vero che c'è un approfondimento su quello che dovranno avere, ci sono delle misure aggiuntive, impianti di segnalazione, di spegnimento, però altrettanto è vero che queste aree F potranno e dovranno essere compensate e ricondotte alla norma entro 3 anni dalla vigenza della prima scia, che comunque scatterebbe entro il primo anno. Altre modifiche, ecco, altre, diciamo, innovazioni sono appunto queste, che le aree di tipo A, quindi impianti, gruppo elettrogeno, ossigenoterapeutico, centro di calcolo, autorimesse, tutte quelle che sono attività soggette alla prevenzione incendi, perché elencate nel DPR 151 del 2011, possono essere riqualificate nel rispetto alla norma entro 3 anni dall'inizio della scia, quindi ci sono 3 anni di tempo. Lo stesso lo dica se anche per le aree F, vado veloce, è stato fatto uno sconto considerevole sulla resistenza al fuoco, va bene, resistenza al fuoco che prima col 2002 era 90 per i locali interrati, adesso del 90 è diventata 60, per i locali fuori terra a seconda dell'altezza antincendio o 60 o 90, adesso o 30 o 60. Vi ricordo agli addetti ai lavori, comunque c'è sta scritto piccolino però è importante,
sempre che venga soddisfatto il carico specifico di progetto calcolato secondo il DM 2007. Per cui non è che tutto curdi, dice invece 60 faccio R30. Posso fare R30 anziché R60, sempre se attraverso il carico specifico di progetto io rientro in valore tale da poter dire, se no mantiene 60. Questo è importante, che è chiaro che ognuno cerca di capire le cose come gli fanno comodo. Quindi bisogna sempre verificare il DM, il carico specifico di progetto. È importante l'aver permesso nelle aree C e nelle aree che non sono classificate D poter aumentare oltre il 50% la classe di reazione al fuoco del materiale. Sicché io mi ero divertito a fare un esempio, in un corridoio di area C, se io oggi con questo diciamo, privilegio, con questo sconto impartito dalla nuova norma, posso scontare addirittura quasi del 50% avere materiale di classe 1 e non incombustibile nei corridoi. E posso dirvi anche, perché poi qui stanno personaggi che io conosco autorevolissimi, molte realtà ospedaliere, il problema di avere materiale in polietilene, materiale plastico, al pavimento e al rivestimento, serve, nasce da un motivo igienico-sanitario e quindi per quello che mi risulta, io da comandante Roma e da direttore davo sempre tutte le deroghe. Laddove ci sono motivi oggettivi, secondo me ricorrete alla deroga, si giustifica il perché, oltre al pavimento, oltre al risvolto a curvilineo, c'è l'esigenza di avere anche materiale, diciamo, dal punto di vista igienico a tutta altezza, con qualche misura stupidella, va bene, tipo il rivolto d'incendio, io sono convinto che tutte le direzioni generali d'Italia vieterebbero la deroga. Per quelle che non sono aree D, ve l'ha dato il Ministero con questo sconto che ha fatto. Allora, scusi. No, dimmi tu. As you like. No, sì, siccome ti conosciamo, possiamo anche chiudere, possiamo uscire e invece fare un confronto. Ecco, se volete, io, c'era un piccolo, un velocissimo intervento anche di Giancarlo Franco, che è il segretario nazionale della Consal Vigili del Fuoco, che oggi è qui da Roma con noi, per portare un saluto in quanto l'architetto De Cassan, direttore del tecnico del RSPP del Gemelli, purtroppo è stato trattenuto per Giancarlo Franco, in rappresentanza di un sindacato pubblico del comparto nazionale Vigili del Fuoco, in realtà è un caso abbastanza specifico in quanto sottoscrive con la nostra associazione datoriale il contratto nazionale del lavoro del comparto anche privato. È l'unico caso in italiano in cui un sindacato pubblico ha delega anche per il comparto privato. E nello specifico firma il contratto nazionale del lavoro del settore sorveglianza antincendio privata, contratto nato nel 2009, un contratto che ha ai fini, ho conosciuto anche dei direttori o dei provveditori presenti oggi, ai fini delle procedure di gara d'appalto per l'acquisizione in outsourcing di questi servizi, ha delle tabelle nazionali del costo pubblicate dal Ministero del Lavoro, quindi facilmente acquisibili. Ti lascio la parola, Franco, grazie. Ti volevo dire... No, dopo la riprendi. No, te lo giuro. Non è che chi prenderà queste slide, in realtà ci sono alcune, diciamo, sconto, alcune modifiche che sono importanti per quanto riguarda gli ascensori montalettiche, che molto oltre non si possono fare nelle strutture ospedaliere, e anche per la comunicazione delle aree B con le altre aree, la larghezza dei corridoi, il filtro, che era una cosa, esatto, un po' difficile da realizzare. Chiunque voglia gli interventi, sia mio che di Luigi Abate, noi siamo al desk GSA dopo, che vi aspettiamo, chiunque voglia. Prego, Franco. Sì, io ringrazio, buongiorno a tutti, intanto ringrazio per l'opportunità, proprio prendendo spunto dagli ultimi due interventi del dottor Pedone e dell'ingegnere Abate, che peraltro è stato il mio comandante, io tra l'altro sono un vigile del fuoco e quindi questo ci tengo a sottolinearlo. Vorrei cercare anch'io, nell'ambito diciamo di questo nuovo indirizzo applicativo dettato dalla circolare che è stata citata il 27 ottobre 2015 dal Dipartimento, poter rappresentare il mio piccolo contributo. Noi abbiamo intanto definito questo contratto nazionale per dare una dignità a questi lavoratori, perché fino a ieri questi lavoratori che facevano servizio antincendio chiaramente venivano rappresentati da più svariati contratti non rispondenti, e quindi dare un'identità forte a questi lavoratori che poi devono garantire la sicurezza rispetto ai settori, in questo caso parlando di strutture sanitarie come servizio antincendi. È importante la giornata di oggi, a mio giudizio, perché
proprio la distinzione che viene fatta nell'ambito della circolare dipartimentale quando parla di addetti di compartimento e squadranti incendio, questo a mio giudizio è un principio fondamentale che finalmente, al di là dei chiarimenti che citava l'ingegnere Abate, pone in evidenza un principio importante rispetto, diciamo, a questo servizio particolare. Considerate che quando si verifica un evento, noi vigili del fuoco, quando arriviamo normalmente ci mettiamo 15 minuti, entro i 20 minuti normalmente se va bene. Se va bene, perché poi spesso e volentieri si verificano delle circostanze dove bisogna fare i conti con tutta una serie di questioni straordinarie, dal traffico ad altre problematiche che si verificano. È chiaro che nell'ambito delle strutture sanitarie è necessario che in questo caso l'addetto antincendio sia professionale, sia formato, che risponda in qualche maniera e che faccia in modo in maniera che dall'altra parte garantisca quel servizio che giustamente veniva richiamato prima nell'ambito degli interventi che hanno preceduto. Facendo un ragionamento, la sicurezza chiaramente non è che si può dall'altra parte garantire attraverso improvvisazione o attraverso magari un minimo corso di 18 ore, come magari è citato, nell'ambito, diciamo, di persone che svolgono altre attività, o magari attraverso interessi, perché bisogna garantire dall'altra parte un servizio a tutti i costi. Bisogna crederci, perché questo servizio poi, quando si verificano gli accadimenti e non si aggredisce l'evento, si va incontro a delle responsabilità che non sono soltanto quelle lì di intrinseche come rischio, ma ci sono anche delle responsabilità penali. E in questa condizione di addetti sostanzialmente come sorveglianza antincendi, io ritengo che questa sia la risposta importante, in particolare per le strutture sanitarie, nell'ambito di questa che è questa nuova normativa, che possa dall'altra parte garantire la sicurezza chiaramente del cittadino. Grazie. Grazie a te, grazie. Siamo stati nei tempi, vedo l'ingegnera, buongiorno. Abbiamo stretto al massimo. Grazie a tutti e buon proseguimento, siamo a disposizione, arrivederci. Ah, scusate, prego. Ah, le domande. Allora, stiamo qua, noi non ci muoviamo. Oh, no, faccio divertire l'ingegnere Abate, che su questo è libero. Guarda, te la accendo, Luigi. No. È così, va nominato oltre i 1000 metri quadri, perché oltre i 1000 metri quadri deve avere il sistema di gestione. Prima il non sistema deve di gestione è sopra i 1000 e di conseguenza anche il, diciamo, questa figura, il timoniere è successivo, quindi è una soglia definita. Grazie. Qualche altra domanda? Bene, grazie mille, buon pranzo. Grazie.